Sia lodato Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il sabato 28 agosto, la Chiesa celebra la memoria di Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. In mezzo alla Chiesa gli ha aperto la bocca, il Signore lo ha colmato dello spirito di sapienza e di intelligenza, gli ha fatto indossare una veste di gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo. Suscita sempre nella tua Chiesa, Signore, lo spirito che animò il tuo vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, riguardo all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva. Voi stessi, infatti, avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e questo lo fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più e a fare tutto il possibile per vivere in pace, occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato. Parola di Dio. Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Risuoni il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battono le mani, esultino insieme le montagne. Davanti al Signore che viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo, Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse, Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse, Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a chi ne ha 10, a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Chi
ci santifichi, o Signore, la partecipazione alla mensa di Cristo, perché fatti membra del suo corpo, siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di Sant'Agostino vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata, pace e bene.